Eccoci quasi pronti per avviare questa trasmissione. Eccola. Eccola qua. Ma non puoi nemmeno fischiare, vero? Non puoi nemmeno fischiare, è vero? Non puoi nemmeno fischiare. Non puoi mettere... Manco l'uccellino puoi fare. Signore e signori, oggi iniziamo una trasmissione diversa dal solito. Cioè, io conduco normalmente la trasmissione, anzi presento la trasmissione radio show e il nostro Raffaele farà il mimo, mentre il barone parlerà al posto del nostro Raffaele. È vero, barone? Sei pronto? No, no, voglio sentire la voce. Pronto. Amico, sei pronto? Raffaele, stai attento, però tu devi muovere, perché dobbiamo far vedere che ci sei, no? Allora, aspetta che faccio vedere che Raffaele c'è, un attimo che mi collego su questo lato della nostra telecamera. Pronto, Raffaele? Entra con un bel sorriso, fai vedere il tuo sorriso, un bel sorriso, vai, Raffaele. In diretta, fai così, fai vedere, tutti i denti, ciao, 36 denti li hanno messo, là! Allora, Raffaele, invece di parlare, tu non parlare, parlerà il barone. Barone, di buonasera, e Raffaele muove la testa, vai. Buonasera! Fai una presentazione tipo, signore e signori. Ladies and Buonasera a tutti! gentlemen. Signore e signori, Sì. Vittorio Cassinesi Presenta. presenta Radio Show Co-condotto. da Raffaele Movengo. Movengo. Dal dentista. Un saluto a Nini, il nostro cantante, e la sciurra Angela. Ehi là, E salutiamo. Enzo Che è Laverito. venuto a trovarci da Sesto San Giovanni a Trani. Trani, un saluto e anche a Sciur Maria. Ciao Maria, bel saluto. Auguri a tutti gli ascoltatori di Radio Show. Yo, c'è San Yo, Giovanni. yo, 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 che, yo, yo. però, devi fare Raffaele, scusa, quando fa radio show tu devi fare yo, 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 yo. Di nuovo, scusi, barone, può fare radio show, yo. Vai, radio show. Radio Show presenta Yo, yo. Yo, E la yo, yo. capra fai da... Bellissimo, va bene, possiamo iniziare, dai, con un po' di musica, così cantiamo. Raffaele, adesso puoi dire solamente un ciao, puoi far sentire la tua voce, dissi ciao. Ciao. Meno male, Ciao. basta, basta, non tanto, sennò poi ti metti in disagio. Cantiamo, cantiamo, mettiamo un po' di musica, Celentano, Celentano. Si canta e si balla. E là. E mia mamma mi odiava, mio mamma mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo, era già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Ehi! A letto ritornai, piangendo la sognai, sembrava un angelo, mi stringeva sul suo corpo, mi donava la sua bocca. Mi diceva, sono tua, e nel sogno la baciai. Piangendo la sognai, sembrava un angelo. Eccolo qua il nostro Raffaele con il barone.
Buonasera Raffaeluccio. Buonasera Barone. Buonasera Radio Show. Yo. Ehi, vai, com'è? Come ti piace la fisarmonica, Raffaele? Ehi. Ti metto qua, così ti vedono. E alle 2000. Oggi è San Giovanni, attenzione, San Giovanni. Barone, San Giovanni. Non ne sono più Giovanni. Ehi, trema cugino, Giovanni. Il figlio della zia Minichina. Salutiamo Gianni Caputo, Gian Battista Francavilla. Adesso sei scappato. Ogni tanto se ne va, va a vestirsi. Ehi là, come va Raffaele, tutto bene? Si è andato a mettere, ecco, ha preso i biglietti, ecco, bravo, scriva. Se non ti avessi amato mai, adesso non saresti qui, ma non mi chiedere perché, adesso qui amami e io mi abituerò alla tua voce dei puenti, contro la vostra volontà, adesso e subito amami imperdonabilmente, sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui. Amami indifferentemente, sì, senza ragione né pietà, semplicemente così. Yeah. Raffaele, dove sei andato? Sei scappato da qualche parte, non lo so. Ora chissà dove sarà. Scrivi così ti vediamo quello che scrivi. Mamma mia, pericolosa amica mia, sarò un pericolo per te. Se fossi affetto me ne andrei, ma per me affetto non è. Amami imperdonabilmente, sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui. Amami inevitabilmente, sì, senza ragione né pietà, perché nessuno è così. Yeah! Amami, imperdonabilmente, sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui. Amami, inevitabilmente, sì, senza ragione né pietà, perché nessuno è così. Lei mi amava, mi odiava. Grande, bene, Barone, facciamo la tarandella nostra, facciamo una bella presentazione, vai, attenzione monsieur, Barone, vai, Raffaele, Raffaele, tu fai io con la bocca, devi muovere la bocca solamente, non devi parlare, dai, così non ti porti. Sì. Da Toia, da Enzo Laberinto, da Labi, Sor Maria, Enzo, Raffaele sorridi, fai un bel sorriso, Raffaele Movecco, fai un bel sorriso Raffaele, no, c'è parlo di, è un gran saluto anche a Ninni, il nostro cantante, un cantante russo, la Shurbari, alla Shura Angela, chiedo scusa Angela, vabbè, Angela c'è sempre, sei va bene, sempre la nostra, bene, oggi è San Giovanni, Raffaele, auguri a tutti i Giovanni, c'hai qualche Giovanni? Aspetta, aspetta, auguri di buon, non sta leggendo un cazzo, che ha scritto, cioè si vede la, ma un foglio bianco non lo potevi vedere, hai preso un foglio che si legge
al contrario, scrive, mamma mia, che leggi che sta scritto, e sta scritto tutto pasticciato, non si capisce niente. Auguri a chi? Buon compleanno. A buon compleanno a chi? A chi? Mimmo Fendino. A Mimmo Fendino. E facciamo gli auguri a Mimmo Fendino. E va bene. Vabbè, allora, a quello di a cosa va? A mio cognato, Peppino? Giovanni. Ah, c'è tuo cognato Giovanni, auguri. Allora stasera offriamo da bere, dai, va bene Giovanni. Tanti auguri a te. Chi altro? Un saluto. A Mary e a Mary Lou. A Mary e a Mary Lou. Ecco, meno male. Però ti devi abituare, Raffaele, è solo questione di abitudine. Sentiamo Mary Lou, aspetta, sentiamo Mary Lou che dice, aspetta un po', che sentiamo che cosa ci dice Mary Lou nel frattempo, che si è collegata, mi auguro che stia guardando la nostra trasmissione, sentiamo il suo messaggio, vediamo un po', ascoltiamo. Bravissima Vittorio, ferie finito, si ritorna al lavoro, buon lavoro e buon divertimento, dai. Bene, 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 grazie. Allegra, allegra. Grazie, 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 grazie. D'accordo, d'accordo. Eccolo qua, eccolo qua. Sì, signore. Ottimo, ottimo. Aspetta che rispondo a Mario Minerva del Grottino. Mario è un ottimo, ottimo videoproiettore. C'ha anche gli agganci e i lumen giusti, compreso anche l'audio. Vai tranquillo, se lo devi prendere, vai tranquillo. E via, andiamo avanti, salutiamo a Sebastiano Moncelli. Sebastiano, sentiamo. Un grandissimo saluto agli amici di Radio Show. Yo 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 yo. Ehi, ben buona che sì. Ah, sì, almeno hai capito come si fa Radio Show yo 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 yo. Tu devi fare Radio Show. Yo 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 yo. Tu puoi fare solo yo yo yo. Salutiamo Maria di Perna, Anna Landricina, Donatello. Ciao Donatello, ciao Raffaele. Ha detto che ti è successo? No, niente, si è messo la dentiera. Ha preso i denti finti e se li è messi. C'è parbao. Mario Riccardi, buonasera. Buonasera anche a Deni Neomelodico. Lo sai che Deni è andato a Vieste a lavorare? Salutiamo Deni, ciao Deni, buon lavoro, buon lavoro. Faccio calda da Kid Van. Sicuramente farà caldo come da noi. Noi ci siamo attrezzati con un bel ventilatore, vero Barone? Esattamente. Dopo faccio caldo. Mary Lou, ciao Barone. Mary Lou dice ciao Raffaele, stai benissimo. Hai visto, hai acquistato fan. Mary Lou, saluta il nostro Raffaele. Raffaele saluta Mary Lou. Fai un ciao ciao con la manina, fai ciao ciao con la manina, ciao ciao con la manina, manda i cuoricini, manda i bacetti, quelli puoi mandare, tanto a me non arrivano, arrivano a Mary Lou. Auguri anche a tutti Giovanni, che oggi è buon onomastico a tutti Giovanni, alle Gianna, alle Giovanna e alle Jenny, perché Jenny comunque è una, diciamo, è una trasposizione del nome di Giovanna. Poi buon compleanno alla cognata Agnese, alla cognata di Mary Lou. Bene, bene, sentiamo Mary Lou, si è fatto un messaggio, mi pare che ha mandato il messaggio, attenzione. Allora, senti Vittorio, se mi permetti, vorrei fare gli auguri a mia cognata, eccola, moglie di mio fratello Nicola, Agnese. Lei si chiama Agnese. Ciao Agnese, tanti auguri e spero che Vittorio trovi una canzone adatta Agnese a questo... C'è una canzone? Evento. C'è compleanno. Una canzone che si chiama proprio Agnese. Buon compleanno. Agnese, per te. Buon baci, compleanno. Baci e abbracci. Va bene, cercheremo di accontentarti e soprattutto di farvi ascoltare questa canzone. Agnese è bellissima canzone di, credo, Branduardi. Vedo un po', aspetta, non me lo ricordo. Aspettate un attimo che vedo un po'. Agnese, Ivan Graziani. Eccola qua, la canzone di Ivan Graziani, Agnese. Te la faccio ascoltare, te la dedico con grande piacere, perché questa canzone è una canzone che non solo si ascolta pochissimo, ma
ce l'eravamo quasi dimenticati di questa canzone. Eccola qua, sentite. Agnese, gelosia, Agnese, dolce Agnese. Prigioniero di questo cielo nero e di un ricordo che fa male. E se continuo a bere i miei cuori inquinati, è vero che quei giorni. Auguri Agnese! Non li ho dimenticati. È uscito un po' di sole da questo cielo nero, d'inverno cittadino, sembra quasi uno straniero. Agnese dolce, Agnese, color di cioccolata, adesso che ci vedo. Hai sentito Agnese? Tanti auguri, buon compleanno! Abbiamo trovato anche la canzone per lei, dai, che cosa, ma stai scherzando? Potevamo. Allora, Mario Riccardi a San Juan, Piglio Clumb e a Mirenghen. Detto tranese, oh, beh, più che altro barese, perché Mario è di Bari. Un abbraccio al barone da Enzo Laberinto. Salutiamo il nostro Enzo Laberinto, barone. Grazie, signor Berinto. No, aspetta, la balla, tu conosci Berinto, c'è del Berinto. Laberinto. Chiedo scusa, Enzo. E tu muovi. Questo mi muovi, trasforma. No, ci trasforma. Raffaele, tu fai finta di parlare e che il barone sta parlando. Dai. Dai, barone. Il... allora... No, non canta Enzo Laberinto. Saluti a Enzo Laberinto. Saluto a Enzo Laberinto. E tu muoviti, Raffaele. E sur Maria. Raffaele. Raffaele, ma stai per più scesato a Bacoli. Raffaele, mi stai facendo fare la pipì addosso qua, ci stai facendo scompisciare. Va bene, dai, è così la trasmissione. Sorridi, ha detto Enzo, sorridi che sei bello. Sì, se sei bello ti tirano le pietre. Auguri anche al nipote di Anna Landriscina, Gianni della pizzeria Sinagoga. Andiamo a trovare Gianni alla pizzeria Sinagoga. Raffaele, la conosci a Gianni? Gianni, lo andiamo a trovare a Gianni? C'è un figlio di Salvatore Fragues, Juan. È lui? Sì. Se è Gianni della pizzeria Sinagoga, credo che sia il nostro caro Gianni Fragasso. Se non lo è, mi dispiace. Comunque, tanti auguri al nipote della signora Anna Landriscina della pizzeria Sinagoga, Gianni. Gianni, tanti auguri. Metti le caramelle in bocca e ti abitui. Ah, hai sentito il consiglio del nostro Mario Riccardi? Lei ha detto una bella cosa. Ha detto, metti le caramelle in bocca, non quelle gommose, quelle, sai... quelle di alla menta, quella alla menta, tic tac, bravo, vedi, c'è la tic tac, metti una tic tac in bocca, su, Isabella, buonasera Isabella Boccuzzi, salutiamo Isabella Boccuzzi e salutiamo anche i nostri amici che guardano da un coffee shop, aspetta un attimo che vado a vedere, Angelo dov'è, che aspetta un attimo, eccolo qua, De Candia, ecco qui, ci ha mandato delle descrizioni importanti e adesso vi faccio vedere cosa vi faccio vedere, signore e signori, ecco qua, dove il gusto e il benessere a casa vostra, e stiamo parlando del coffee shop in Corso Alcide De Gasperi, eccola qua, guardate, questo è a Trani, coffee shop, gusto e benessere a casa tua, cialde, capsule, macchine da caffè, le potete ovviamente acquistare adesso anche a Trani, il coffee shop Colorado. Un bel saluto a Isabella, ad Angelo, buon lavoro, vi sto facendo vedere queste immagini perché giustamente voglio salutare e ringraziare, partiremo dalla prossima settimana a farvelo conoscere meglio, il Lollo Caffè. Gusto e passione, guardate, ci sono anche oggetti e attrezzature per poter gustare al meglio un buon caffè, anche la macchina per lei, qui abbiamo tanti tipi di macchine per il caffè, colorate, guardate anche queste particolari, molto belle, ecco qua, Colorado Caffè, gusto e benessere a casa tua, eccolo qua. IDS Frog 60 cialde, ovviamente in omaggio, andate, ovviamente ci sono delle offerte speciali, vi invito ad andare
dal nostro Coffee Shop Colorato, che è presente sul mercato da oltre 13 anni con nuovo punto vendita, come dicevo, in corso al Cine Gasperi numero 13 a Trani. Questa è l'offerta che vi posso proporre: 44,90 anziché 119, macchina da caffè C14 Living con 24 capsule incluse, un espresso sempre a regola d'arte. Questo è un ottimo diciamo momento per poter fare anche questo affare, un bel affare. Eccole qua, poi ci sono anche tanti tipi di caffè e poi tanti tipi di cialde, comprese anche le macchinette. Insomma, ben presto c'è anche il montalatte, quindi abbiamo tante specialità. Faremo un'intervista ben dettagliata del nostro coffee shop che è in corso al Cine Gasperi numero 13 a Trani, ve lo ricordo, eccolo qua. Questo è il punto vendita, per farvelo vedere bene, così magari avete aperto da poco, vicino alla Permaflex, tanto per darvi un'indicazione, e di fronte c'è il nostro carissimo amico del Bar Pantheon, così non vi potete sbagliare. Vittorio Castellesi ve lo consiglia, e perché no, voi fate altrettanto, andatevi a trovare. Salutiamo Isabella, ciao Isabella, buon lavoro, buon lavoro. Qualche giorno verrò a prendere un buon caffè, mi manca un po' di tempo, ma cercheremo di trovarlo. Raffaele, ci sei sempre, vero? Fai... Sì. Barone, che fai? Fai la pernacchia, Raffaele. Ti ha fatto la pernacchia il barone. Ma insomma, si può fare queste cose. Barone, non deve essere così. Va bene, Raffaele, tu muovi la bocca, fai finta di stare a presentare, e il barone gli faccio fare la presentazione della rubrica Accade Oggi, va bene? Aspetta che ti metto in visione, così la gente può vedere. Eccola qua. Allora, Raffaele, però metto la sigla sua, Raffaele, quella di Raffaele, quella della sua. Vai, barone Raffaele, facciamo la sigla, la rubrica Accade Oggi, vai. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Vittorio Casinesi presenta. Vittorio. Scusa, non è così. Vittorio Casinesi presenta. Vabbè, Vittorio Casinesi. Vittorio Casinesi presenta Radio Show. Radio Show. Condotto da Raffaele. Con la partecipazione del barone. E adesso la rubrica Accade Oggi. La rubrica accade. No, accade. Accade oggi. Buon racconto. Oggi è giovedì 24 giugno 2021, la chiesa ricorda San Giovanni Battista. Il sole sorge alle 5:38 minuti e tramonta alle 20:48. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto è: del senno di poi son piene le fosse. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei principali fatti del giorno nella storia. Nel 1509 a Londra Enrico VIII veniva incoronato re d'Inghilterra. Nel 1519 moriva 39enne a Ferrara la duchessa Lucrezia Borgia, figlia illegittima di Papa Alessandro VI. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili dell'imprenditore Pierre Alexandre Darrac, dandole il nome di Anonima Lombarda Fabbrica Automobili. Nasceva così l'Alfa, l'azienda in seguito diventata Alfa Romeo. Nel 1940 a Villa Incisa, a Roma, veniva siglato l'armistizio tra Italia e Francia, in guerra dal 10 giugno precedente, nell'ambito del secondo conflitto mondiale. Nel 1985 Francesco Cossiga veniva eletto 8° presidente della Repubblica Italiana. Era la prima volta che si eleggeva un presidente italiano al primo scrutinio. Nel 1989, secondo matrimonio per il conduttore televisivo Giancarlo Magalli, che a Roma sposava Valeria Donati. Nel 1995 a Palermo veniva arrestato il capo mafia Leo Luca Bagarella, considerato l'erede di Totò Riina. 20 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, nata dalla fusione tra Telemonte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera, Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di 1 centimetro il primato già fissato l'8 giugno. E 10 anni fa, nel 2011, Mario Draghi veniva nominato presidente della Banca Centrale Europea. Tra i principali anniversari di nascita del 24 giugno ricordiamo nel 1789 il patriota e scrittore Silvio Pellico.
Nel 1901, Libero Ferrario, primo italiano a vincere un titolo mondiale nel ciclismo. Nel 1911, il partigiano e politico Giancarlo Pajetta e il pilota 5 volte campione mondiale di Formula 1 Juan Manuel Fangio. Nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi e 90 anni fa, nel 1931, il giornalista Emilio Fede. Inoltre oggi nascevano anche il conduttore radio TV e cantante Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il giornalista Maurizio Mosca nel 1940, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965, il cantante degli Zero Assoluto Thomas De Gasperi nel 1977 e il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Hai capito? Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 24 giugno 2021. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere sul sito accaddeoggi.it. Ci risentiamo domani. Eccoci qua nuovamente insieme. Vogliamo mettere una bella canzone, Raffaele? Mettiamo la canzone. Oggi San Giovanni. Metti. Mettiamo Giovanni con la chitarra. Giovanni con la chitarra. Ma me Giovanni con la chitarra. Eh? La conosci? E tu canti, io balli. Io canto e tu balli. Come facciamo? Tu balli, dai, tu balli. Io canto e tu balli. Va bene? Raffaele? Va bene, tu canti, io ballo, va bene? Mentre stiamo per cantare, mentre stiamo per ballare, signore e signori, facciamo qualche altro saluto. Isabella, ciao, ti aspetto. Certo, verremo a trovarvi al Colorado Cafe Shop in Corso Cine Gasperi numero 13. Buonasera Maria Curci, buona puntata. Grazie Mary Lou, grazie mille Vittorio per gli auguri. Raffaele, ci sei? Ha detto Mary Lou. Ci sei? Ci sei? Sì. Ha detto che ci sta, Beh. Lo so che... sì, ho capito, mandi baci. Fai il cuoricino. Mettiti il deodorante. Metti il cuoricino, bravo, fai il cuoricino. Va bene. Oggi stiamo facendo una puntata un po', come devo dire... così e così. Sì, basta, abbiamo capito, i bacetti li hai dati. Ma ti stai a mettere pure un deodorante sotto la shell, eccetera. Allora bisogna... Va bene. Senti, facciamo una bella cosa. Nel frattempo ascoltiamo questa canzone e salutiamo anche, vediamo chi altro si è collegato. Forse qualcuno l'abbiamo dimenticato. No, benissimo. Auguri a tutti i nostri amici Giovanni, in occasione che oggi si festeggia San Giovanni facciamo questa canzone, si chiama Giovanni con la chitarra. Vai Giù. Salutiamo i nostri amici che hanno la chitarra. Raffaele, fischia, sai fischiare? La sera con Pevica, qua chitarra scende pantuleta. E una cravatta gialla e una giacchetta che ha spaccato a rete. La giacca con lo spacco dietro. E scarpa a parte dalle nuca sono fatta in zumba fossa. E chi sa va d'acca e chi sa va dalla mandando le passa. Uè, o chiamo la Giovanni che ha chitarra. Zun. Fa che sapa canta tutte canzoni. Zun zun zun, è stata innamorata di una figliola. Zun zun zun, che l'ha lasciata mia si scombinata. E canta una me cor, e canto quattro luna. La voce una chitarra, ma la penna ne zazza. E dopo ciucciariella, da Pasca bricciariella, stata vicina a me, Maruzzella. E la Raffaeluccio, eccolo qua il nostro Raffaeluccio ballerino. E vai Raffaele, che bella canzone, mi piace, siamo divertiti? Ti sei divertito abbastanza? E basta ballare, dai, abbiamo capito che sei un ballerino, sei un provetto ballerino. Abbiamo capito che un provetto ballerino chi sta qua. Nel frattempo che stiamo guardando altre cose da fare nella nostra puntata, quella di oggi, che è di 24 giugno 2021. Ehi, abbiamo fatto praticamente
Oggi anche il compleanno di, indovina chi, di Edoardo Vianello e di Renzo Arbore, sentito? Allora, di Renzo Arbore mettiamo una canzone cantata dal nostro Enzo Labirinto, perché ovviamente è Enzo Labirinto è il nostro cantante, e facciamo cantare una canzone di Enzo Labirinto, vediamo un po' che cosa c'è di Renzo Arbore, vediamo un po' se il nostro Enzo Labirinto ce lo scrive in tempo reale, magari la cerchiamo nel suo canale YouTube. Danny, ciao, vedo WhatsApp, va bene, vado a vedere WhatsApp per Danny. Dove sta WhatsApp di Danny? Danny, dove sei? WhatsApp, Danny, dove sei? WhatsApp, eccolo qua, WhatsApp di Danny. Andiamo a sentire WhatsApp di Danny Neomelodico, che cosa ci ha mandato, dai. Nel frattempo, eccolo qua, Danny Neomelodico. Ascoltiamo il messaggio di Danny. Tu dimmi che canzone chiedo al nostro Enzo Labirinto. Saluti da Vieste a tutti voi di vero cuore. Wow, ragazzi, ci manda un saluto il nostro caro amico Danny Neomelodico. Si è fatto proprio un look molto, come devo dire, straordinario, cioè fuori dal comune, veramente, davvero, davvero adatto, penso che sia una persona che si adatti anche. Vediamo un po', faccio vedere la foto così magari il nostro Danny, eccolo qua, Danny Neomelodico con noi, eccoti qua, voilà, eccolo qui, signori e signori, carica, che fa? Si è perso, ah, meno male. Eccolo qua. Bene, bene, bene. Complimenti, Danny. Buon lavoro ad Vieste. Con grande piacere apprendo che sei diventato grande cameriere, aiuto cuoco. Insomma, ti dai da fare. Mi fa piacere perché il tuo lavoro è quello che avevi studiato. Mi auguro che poi, comunque, quelli che studiano per fare quello che per lavorare per quello che studiano, mi pare pure giusto. Allora, vediamo un po'. Che altro c'è? Una canzone che mi doveva chiedere il nostro Enzo Labirinto. Vabbè, faccio io, dai, vediamo un po' che cosa trovo di Renzo Arbore. Personalità, la prima che ho trovato è questa. Via, mettiamo questa, divertiamoci a sentirla, a cantarla e a ballare. Tu, Raffaele, balla per noi. Sei pronto? Vai, wow. Balla, Raffaele, balla. Ladies and gentlemen, balla per noi Raffieluccio. Ho cercato in mano, tu lo sai. Wow. Per dirti ciò che sento in cuore. Oh yeah. Mai indifferente, non mi ascoltavi tu. Oh, quante volte gli amici hanno detto a me: pazzo, pazzo, pazzo sono di te. Il fatto è che possiedi personalità, una personalità, con personalità, guardi personalità, ridi personalità, piangi personalità. Per questo mi hai stregato il cuore, è vero, è vero, è vero, è vero, vero. Pazzo io sono di te, vero, vero, vero. Piaci, vero, vero. Lo dico ancora. Un grandissimo saluto agli amici di Radio Show. Yo 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 yo. Grande Sebastiano. Hai imparato il barone, hai imparato Sebastiano, ma Raffaele non l'ha ancora imparato. Radio Show. Yo 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 yo. Andiamo con le melodie. Personalità, una personalità, dolce. Dove stai, Raffaele? Ridi, personalità, baci, personalità. Per questo mai stregato il cuore, è vero. È vero, è vero, è vero, vero. Pazzo io sono di te, vero, oh vero. Yeah. Ti piaci, vero, vero. Lo dico ancora. Personalità, personalità, personalità. Brani, la perla dell'Adriano. Personalità, personalità, oh yeah.
personalità. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Falso io sono di te, di te. Mi piaci, vero, lo dico ancora. Falso io sono di te. Capito? Senti qua, senti qua, senti qua, c'è un'orchestra per noi che ci canta un'altra canzone. Stiamo per sentire. Occhio, eh. Attenzione che è particolare, è molto particolare. Violoncello, violini. Ascolta, attenzione. Continente nero, alle fatine chi li mangiaro, Marabonzi, Bonzi, Bon. E ci sta popolo di Eri, nel metato tanti balli, più famoso è l'Alicalli. Guardate Raffaele che balla i Vatussi. Salve Vatussi. Yeah. Gli altissimi dei. Valerio Lisander e la sua cover band degli Edoardo Pianello. Siamo i Vatussi. Yeah. Siamo i Vatussi, yeah. Nel continente nero, alla Bozzi, Bozzi, Bo. Alle fatti di chi li mangiaro, alla Bozzi, Bozzi, Bo. E ci sta Bo, Bo, Bo. Ah. Dove sei andato Raffaele? Dove sei andato? Siamo Vatussi. Ciao Rosanna! Saluta tuo cognato, Peppino!
Peppino! E Peppino! Allegria! Peppino, parla tu a posto di tuo cognato, parla tu a posto di Raffaele. Vieni a dire, vieni a dire, vieni a dire, vieni a dire. Se ne è... Peppi, Peppino, Peppino, Peppino. Lui non è come te, non è come te, non è una persona che sa stare davanti a un microfono oppure davanti alle telecamere nonostante ci sia il dolore. Lui è uno, non è un artista, lo sai, non è un artista. Tu stai a fare l'umore? Ci stai a fare? Ci stai a comprare? Mamma mia, che sta combinando? Che sta... Per farti sentire, per farti sentire. Ah, la bottiglia, vabbè. Facciamo un saluto ai nostri amici di Valerio Lisander e la sua... cover band. Allora Raffaele, adesso abbiamo la aspetta un attimo gli auguri, quindi tra un po' faremo anche gli auguri di buon compleanno oltre agli amici che festeggiano l'onomastico. Tu lo sai che insomma ce ne sono tantissimi che portano i nomi di Gianni, di Giovanna, Jenny. Allora innanzitutto approfitto per mettere un po' di musichetta degli auguri. Vai Raffaele, anzi faccio fare dal barone, tu muovi la bocca. Raffaele, mi senti? Fai con la testa, sì, mi senti? No, non mi senti. Mi senti? Ancora te la gamba ciotele. Allora, barone, dobbiamo fare la presentazione. Devi dire, signore e signori, ecco a voi la rubrica degli auguri. Raffaele muove la capa. Vai barone. Ecco a voi la rubrica degli auguri. Degli auguri. Eccola qua. Occhio alla penna. A te tanti auguri. A te tanti auguri. Felici, felici. Tanti auguri. A te, chica chica boom, chica 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 boom, chica 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 boom, chica 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 boom. E tu non fai chica chica boom, Raffaele? Non fai chica chica boom. Chica boom. Chica chica boom. Oggi è saltata. Giochiamo la seconda volta sabato. Allora, andiamo avanti. Auguri a tutti gli amici che portano il nome di Giovanni o Giovanna e sono, facciamo un piccolo momento dedicato agli amici Giovanni, Biancofiore, Gianni Caputo, Gianni Scaringi, Gianni Curci, Gianni De Gennaro, Gianni Di Gennaro, Gianni Farano, Gianni Francavilla, Gianni Giannetto, Lociale, Gianni Lotito, Gianni Marmo, Gianni del Parco Miragica, Gianni Onofri, il Sciur Gianni Palmieri, il papà di Deborah, Gianni Papalettera, Gianni Parisi, Gianni Petrelli, Gianni Viglione, Gianni Volpe, Giovanna D'Alfonso Palmieri, Giovanna che è la prossima sposa del 24 agosto, Giovanna tanti auguri, Giovanna Terrone, Jenny Terrone, Giovanni Abatangelo, Giovanni Alfieri, Giovanni Barone, Giovanni Bruno, Giovanni Datteo, il sassofonista, mola ma per sentire una bella canzone. Auguri. Giovanni degli Santi, Giovanni Di Benedetto, Giovanni Loprieno, Giovanni Lops, Giovanni Manatrizio, il papà di Simona, Giovanni Mici, Giovanni Peluso, Giovanni Piccolini, il nostro caro Giovanni Ronco, Giovanni Palmieri della macelleria in via Dalmazia, Giovanni Taricone. Beh, abbiamo fatto un po' di auguri di buon onomastico. Irma si è collegata, bene, bene. Raffaele non può fischiare, vero Raffaele? Non puoi fischiare. Prova a fischiare. Prova a fischiare. Fischia, fischia. Ah. Non riesci a fischiare? Buon compleanno adesso. Facciamo gli auguri di buon compleanno a Vito Lo Russo. Vito, ciao, buon compleanno a Maria Mastrulli, Festa Filomena, Flora, Biagio Frisi, Antonio Loconte,
Giuseppe Girasole, Carlo Nuzzolese, Gianni Volturno, tanti tantissimi auguri di buon compleanno a tutti quanti voi. Mentre adesso ad Agnese, che abbiamo fatto gli auguri di buon compleanno, perché non dobbiamo fare gli auguri? Certamente, facciamogli gli auguri a te. Tanti auguri Agnese, tanti auguri a te. Raffaele, me la vedo io, tu muovi la testa solamente, fai finta che stai a parlare, però non parlare, te, non ti sforzare, non ti sforzare. C'è il barone, c'è il barone. Barone, mi fai una cosa che non abbiamo mai fatto? Adesso, Raffaele, sorridi, sorridi, Raffaele, fai un bel sorriso, fai un bel sorriso. Fermi immagine, fermati. No, no, fai un bel sorriso, bel. Sai, fermati. Così. No, però si deve vedere, sorriso, sorridi, per lo dient. Così. Oh, è Flavac. È un pochettino. Bene, bene, signore e signori, è Renzo Pacus. Raffaele, ma me le fai tirare, me le fai tirare. Senti, Raffaele deve provare a fischiare adesso. Barone, sai fischiare? Pernacchie? Quante ne vuoi? Signori e signori, ecco a voi Raffaele che fa la pernacchia. Sentiamo. Raffaele ha fatto la pernacchia. Come hai fatto la pernacchia, Raffaele? Non è cosa tua, non è cosa tua. Auguri a tutti i nostri amici festeggiati. Mamma mia! Allora, oggi che è giovedì 24 giugno 2021, sabato alle ore 21 ci sarà l'incontro valevole per gli europei, giocherà l'Italia, molte attività si sono organizzate per poter far vedere la loro diciamo, attività alla partita, tra cui molte pizzerie e anche il nostro amico del Grottino, mi auguro prestissimo tutte le altre facciano più o meno la stessa cosa. Salutiamo il nostro Pepe. Uè, Pepe, se salutiamo a Pepe. Raffaele, c'è il nostro Pepe che si è collegato. Pepe, saluta Pepe. Uè, uè, saluta Pepe. Uè, uè. Ciao Pepe. Aspetta, che non può parlare Raffaele. Non può parlare, però ti assicuro che vuole salutarti, va bene? Eccolo qua. Il nostro Raffaele è qui. Adesso abbiamo con un midley, Raffaele, tra un po', però prima del midley andiamo con come si chiama? Con gli altri messaggi che sono arrivati vocali su WhatsApp, perché poi alla fine, sai, ci mandano i messaggi e noi dobbiamo ascoltarli e farli ascoltare. Facciamo ascoltare. Vuoi dire il numero di WhatsApp qual è per poter partecipare alla nostra trasmissione, te lo ricordi? Tu muovi la bocca e io lo dico, dai. Muovi la bocca? Muovi la bocca, fai finta di dire. Ah, numero WhatsApp è 347-6215-614. Bravo. ma non dice. Barone, Vittorio Cassinesi presenta Radio Show Yo-Yo-Yo. Però devi fare l'insegnante come Raffaele, perché tu stai facendo le veci? Raffaele, prologa, ti parlo la trasmissione. Vai, Vittorio Cassinesi presenta Radio Show Yo 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 e adesso WhatsApp, vedi i messaggi su WhatsApp, arrivano i messaggi su WhatsApp, vediamo quali sono, quali ci hanno mandato, così diamo un po' di colore a questa nostra trasmissione. Facciamo ascoltare i loro messaggi, perché giustamente ce li mandano al nostro numero di WhatsApp, e sentiamo Pepe. Vai Pepe. How would you do? C'è te che dita. How would you do? How would you do? Aspetta, Raffaele, vuoi dire qualcosa Pepe?
Vuoi dire qualcosa? Di, I want to do, I want to do. Di. Domani, ve la fate to. Domani vieni a lavorare, vai, catino quad. Va bene, ne abbiamo mandato il messaggio, non ti preoccupare. Sentiamo qualche altro messaggio. Merilu, Merilu. Ehi, Vittorio, ciao, grazie. Una bellissima canzone. E veramente hai ragione, è da tanto che non la sentivo questa canzone. Hai visto? Vedi, è andata nel dimenticatoio. Molte canzoni. Adesso la metterai un po' più spesso. Va bene, Agnese, dolce vero? Agnese. Ok, grazie. Adesso la giro a mia cognata, sta registrazione, proprio tutta la trasmissione. Va bene, il link okay. Ce l'hai, ci ha mandato il link così ancora. La puoi ascoltare e mandarla a chiunque. Vediamo chi altro è arrivato al messaggio, vediamo un po', salutiamo. Allora, Sebastiano Moncelli, questo ha fatto lo spot veramente, guarda, sì. Senti. Un grandissimo saluto agli amici di Radio Show. Yo. Sentiamo la nostra amica Terry. Ciao Terry, vuoi ascoltare il Radio Show? Sentiamo Radio Show. Io sono a Napoli, non prende Radio Show. Grazie Vittorio, baci. No, pinchi Radio Show. Guarda che prende in tutto il mondo. Ti mando il link, lo puoi vedere ovunque, in tutto il mondo Radio Show. C'è del canale 93. Siamo online. Oi Terry, online, ti mando il link tra un po'. Siamo online, Radio Show è online, ovunque e dovunque. Va bene, allora, che altro volevo dirti? Raffaele, dobbiamo ascoltare qualche altro messaggio che ci stanno mandando. Proviamo a vedere di che messaggio è arrivato. Ascoltiamo qualche altro messaggio, vediamo un po' se riusciamo a metterci in contatto con gli altri nostri amici che ci mandano i messaggi. Nel frattempo guardate i nostri consigli che vi diamo, tra i cui il Polletto, Delta Informatica, Isabel, il Grottino, l'Usmile, la città di Trani in diretta, Rivoluzione Ricambi, Elettronica 2000 e la Giussi della stazione. Bene, tra questi nostri amici, scegliete quelli che vi possono interessare, andateli a trovare e dategli l'opportunità di essere, diciamo, loro partner. Saluto Donato, saluto Luisa. Ciao Luisa, come vanno le organizzazioni in Colonia? Sì, Vittorio, abbiamo appena iniziato, ti aggiorno, sicuramente a fine luglio c'è lo spettacolo, però non è stato ancora definito, ti aggiorno a breve, spero. Benissimo, sento un pezzo dei Depeche Mode sotto, bellissimo, Personal Jesus. Ancora, vediamo un po' se ci sono altri messaggi, tra cui questo, Saverio, vai Saverio. Un grande saluto agli amici di Radio Show, yo. Vai Saverio Suriano, grazie. Un saluto alla nostra amica Marianna Lomolino. Ok Vittorio, lo guarderò con piacere, grazie. Ok, grazie, ti ho lanciato il link, quindi eventualmente lo mandi. Isabella Boccuzzi. Buongiorno a te Vittorio, buona giornata. Buongiorno evviva. A te. Evviva. Isabella Boccuzzi che lavora presso il Colorado Cafe Shop. Poi chi altro c'è? Vediamo un po'. Saverio stamattina che cosa mi ha combinato? Saverio, Jesus, Savino Di Leo, preparativi in atto, va bene, Ignazio dalla Calabria, c'è Decenghez in Calabria, faccio caldo, fammi sapere. Buongiorno fratellone, dopo te ne sa voce, vuol dire che non fa il caldo che fa qua. Qua abbiamo 34 gradi nel box del mercato, all'ombra, al fresco, figurati fuori che c'è. State appena squagliati, state appena. Va bene Ignazio, un forte abbraccio a tutti voi in Calabria, anche dal Barone Ignazio, auguri sempre, occhio alla penna. Salutiamo la nostra amica Mary Pansini. Buongiorno Vittorio, qui si cuoce, bolle. Roberto Bolle, un caro saluto a te Mary, un saluto al nostro caro amico Carlo Celano. Buongiorno caro Vittorio. Ciao carissimo Carlo, tutto bene? Dalla Germania un saluto da Vito di Terlizzi, Vito. Buongiorno.
Hextet vi saluta sempre, ci sono sempre. Buongiorno a tutti i trenesi. Grazie. Ciao Vittorio, ciao. Ciao Vito, un abbraccio. E adesso arriva il momento della nostra amica Irma, Stella De Luna. Cantaci una canzone. Tu sì, da cosa grande, va bene. Vai. Tu sì, una cosa grande per me. Eccola. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guarda a me, me ne mora così guardando a te. Grande, bella voce, bella voce. Ah, un saluto al nostro amico Giuseppe Ferrara. Come te la passi? Ma Giuseppe, come siamo? Tutto a posto? Buongiorno. Caro Vittorio, io non faccio lo smart working, io devo stare sul posto di lavoro come lo sono adesso. Un abbraccio Vittorio, buon Grazie. Pomeriggio dall'ospedale di Barletta. Un saluto all'amico Giuseppe dall'ospedale di Barletta, salutiamo anche tutti i nostri amici ospiti in questo momento. E un saluto anche alla nostra amica Miele Rosa, cara amica, buongiorno. Buongiorno. Ah, sì, c'è Bosch, buongiorno. Un saluto al nostro amico Simone Boccasini del Duo Scherzoso. Buongiorno a lei, caro Vittorio. A lei, hai capito, non è detto a tu, a lei, eh. Angelo, saluto al nostro amico Angelo, un forte abbraccio a tutti quanti i nostri amici. Bene, Raffaele, abbiamo concluso per oggi la trasmissione. Hai un disco che possiamo dedicare ai nostri amici che vogliono fare disco show con noi? Eh? Hai qualche disco? Fai così con la testa, sì o no? Sentiamo cosa hai preparato, dai, vai, vai, vai. Leone di Lernia, pisce fritte e baccalà. È vero? La la li, la la la, pisce fritte e baccalà. È giusto? Eccolo là, il grande Leone di Lernia, immancabile nella nostra puntata, immancabile come le sue canzoni e le canzoni che lui ha rifatto. Beh, facciamo ascoltare una canzone del grande Leone, eccola qua, però non ho ancora ascoltato una canzone, aspetta, 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 vediamo un po'. Lì la 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 pisce fritte baccalà, giusto Raffaele? La la lì la la la, non c'è la la lì, c'è, la, c'è, c'è. È vero, è vero. Allora mi fai vedere bene il titolo? Vediamo, vediamo, fai vedere la copertina, scusami, fai vedere la copertina delle persone, eh? Eccola qua, eccola qua. E allora noi la facciamo ascoltare nel frattempo, omaggiando il grande Leone di Lernia, ma prima devo ascoltare un messaggio del nostro amico Franco Pansitta. Vediamo un po' se lo trovo e che cosa mi ha mandato. Oggi lui mi ha mandato una perla di saggezza. Nonno Ciccio, alias Franco Pansitta o Leoncino. Sentiamo. Buongiorno a tutti, Vittorio. Sono sempre io, Nonno Ciccio da Trani. Sì. Ciao, Vittorio. Oggi fa molto caldo, ma sento la fan. Comunque, un caro saluto a tutti quelli che ti seguono e anche un proverbio per te oggi, sì. Ok? Allora, umide che studia e l'ammalato muore, ovvero il medico studia e l'ammalato muore. Vero. Perché a volte noi esseri umani, diciamo, siamo delle cavie per quelli che studiano il nostro corpo, il nostro organismo. E allora più di uno li va male, a qualche altro li va bene. E allora si dice, un medico studio e l'ammalato morto. Perciò vi raccomando, quando scegliete un medico, scegliete sempre quello buono. Faccio niente che costa più di più, però scegliete un medico buono. Ciao a tutti, Vittorio, buona giornata. Grazie. Beh, visto, abbiamo ascoltato uno dei consigli e anche un modo di dire davvero unico nel nostro linguaggio, che poi tra l'altro noi ci mettiamo, come si dice, sempre in evidenza quello che sono i modi di dire, i detti popolari tranesi. Abbiamo sempre dato manforte alla pagina Trani dal dialetto tranese, che adesso diamo un'occhiata, se c'è qualche aggiornamento gli diamo un'occhiata, vediamo se c'è qualcosa di curioso. Ecco qua, vediamo un po', è rimasta un po' ferma al 13 giugno ed è ancora chiuso per ferie. Non so se si può vedere, ecco, dalle immagini ve la mando subito in visione. Eccola qua, Trani, dialetto tranese, chiuso per ferie. Quindi alla fine il riposo del nostro caro amico Mimmo Domenico Nenna, beh, come tutti d'altronde, dai, abbiamo bisogno di un po' di riposo, un po' di relax, certamente.
Allora, avevamo promesso di ascoltare una canzone di Leoni di Lernia. Con questo noi ci salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima occasione. Ringrazio il nostro addentato Raffaele, che con noi ci ha fatto molta compagnia, noi li abbiamo fatto da intrattenimento. Beh, Barone, saluta alla tua maniera, che dici, facciamo fare il saluto? Vittorio Sinisi ha presentato Radio Show condotto da Raffaele, dal dentista, e via discorrendo. Vado, vai! Barone. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Show. Tu muovi la bocca, Raffaele. Ha presentato Vittorio Castinesi, co-condotto da Raffaele Movei, dal dentista. Dal dentista. Con la partecipazione del Barone. La partecipazione del Barone Girasole di Cole 78. Cassinesi, originale. L'originale. Aspica, facciamo dai, Barone. Uvi, un Barone, uvi, Steu Barone. E poi. A tutti gli ascoltatori. Sì. Di Radio Show. Appuntamento alla prossima occasione. Yo. Ole. Occhio alla penna. Attenzione. Ciao a tutti. Come sono stanco, Madonna. Non ce la faccio più a camminare. Madonna, come sono stanco. Che brutta giornata, io. Madonna. Non mi conviene più andare a lavorare lì, non ce la faccio. Vai Leone! Io lavoro! Vai a vedere la copertina, Raffaele! Sento stanco morto acceso, nenze ride in bicicletta, ascia all'ambrata, alla breda, ma c'è che mi faccio fare per quattro soldi, sti soldi. Ho deciso stasera che mai mamma pigli Nicolè, camo suona la trombetta, la la li la la la, pesce fritto e baccalà, mamma faccia una ballata e magari una cantà, la la li la la la, pesce fritto e baccalà, la tasaria era bau, mamma fatta nuovo dal, la la li la la la, ma che ma comperato, t'ha mangiato la braccia. Grazie a tutti per aver seguito la puntata di oggi, ci risentiamo alla prossima occasione, vi lascio giustamente con queste immagini e con quest'altra ricordandovi l'appuntamento in collaborazione sempre e comunque, saluto Colorado Cafe Shop in Corso Cine De Gasperi numero 13 a Trani, dalla prossima settimana saranno ovviamente con noi, ma da oggi noi già abbiamo Isabella Angelo che ci fa compagnia, il Polletto, Delta Informatica, Isabella, il Grottino, l'Usmile, la Città di Trani in diretta, Rivoluzione Ricambi, Elettronica 2000, la Giussi della stazione. Beh, a questo punto, signore e signori, grazie per aver seguito, ci sentiamo alla prossima. Ciao Barone! Buonasera a tutti! Alla prossima! Occhio alla penna, mi raccomando, scrivete pure!